È un po' il rammarico, magari nel primo tempo, non dico che c'eravamo illusi perché nel calcio insomma bisogna giocare per 90 minuti, però come si era messa la squadra, che penso che bene in fase difensiva, molto accorta, cercavamo di ripartire, la squadra è stata abbastanza propositiva. Penso tra primo e secondo tempo ci siamo detti di dare continuità a quello che stavamo facendo, perché magari cercare anche il secondo gol, ecco, nel secondo tempo forse non siamo riusciti a esprimere magari le giocate come nel primo e abbiamo subito il forcing del Bari e poi siamo stati, potevamo vincere però potevamo anche perdere la partita, per cui bisogna accettare serenamente questo risultato. È stato un gol importante perché era giusto, almeno giusto il pareggio, perché credo che stasera abbiamo fatto un po' di più del Bari, quindi secondo me era giusto la vittoria, però come si sa, quando il Bari c'è dei giocatori che riescono comunque a trovare le giocate, che ci hanno fatto due gol. Quanto lo volevi questo gol, peraltro da ex? Da ex non particolarmente, perché sono affezionato, molto affezionato al Bari, però da giocatore del Cittadella lo volevo tanto, perché comunque era da un po' di tempo che non segnavo e quindi era ora di tornare a segnare. Com'è stato comunque questo ritorno a Bari? Non sei stato tantissimo, è cambiato tanto. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sono totalmente innamorato di Bari. Era sempre in quella porta che segno il mio unico gol contro il Verona, quindi questa porta qua è la migliore porta della Serie B. Simpatico, Maglia, è rimasto anche un accento leggermente barese, correggimi se sbaglio. No, anche perché poi ma negli spazi, essendo un attaccante molto molto veloce, negli spazi larghi va a nozze. E io un mese fa ho visto la partita del Cittadella Pescara, ma proprio approfittando del fuorigioco alto del Pescara è arrivato 3-4 volte in porta, insomma. C'è un'altra micro linea, pronto? Pronto? Sì, ciao. Sì, uno. Pronto? Vincenzo. Eccoci. Uno. Di 7-9. Vabbè, ok. Vabbè, ok. No, intermezzo. Vabbè, è stato tanto tempo in attesa per dire questa cosa. Vabbè. Secondo te, questa è la domanda che me l'hanno fatto molti, l'organico del Cittadella è superiore, inferiore a quello del Bari? No, fammi capire. Ma Enzo, l'organico del Cittadella è fatto di, consentimi, illustri sconosciuti o giocatori che bene o male, anche perché anche loro avevano 3-4 assenze, Di Nardo e qualche altro, però secondo me Cittadella sono 4 anni che sta in B e la tranquillità lì deriva dal fatto che è una città di 30.000 abitanti, tranquilli, cioè sono quelle realtà tipo Chievo, roba del genere, dove tu giochi e non hai il peso l'attenzione e il peso della critica dei giornali, però effettivamente è una squadra che effettivamente si è proposta in maniera abbastanza interessante. Non dimenticare che sul piano fisico sistematicamente hanno vinto tutti i contrasti. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Leo Damiani. Ciao, ciao, stai? ciao, bene. Scusami bene. Per quell'imbecille di prima. Beh, vabbè, no, purtroppo non ho capito neanche cosa ha detto, devo dire la verità. No, però... lo senti, sono imbecille. Vabbè. Spero che lo ascolti. Senti, sì. È una domanda, te l'hanno già fatta, però te la rifaccio. E apprezzo la tua prudenza. Mm. Ma Gaudio, che vuole? Cioè, mi spiego, ha detto, 10 giorni fa, Baraldi ha preso i Bari, che c'è un costruttore noto di Bari, che c'è davanti a Pasquale, sì, che c'è Ravolo, il direttore sportivo, che la media, sì, è un socio di minoranza. Di tutte queste notizie lo vuoi chiamare, Claudio, che per una volta per tutti lo scopriamo per quello che è, uno che dice menzogne. Disse, mi ricordo 4-5 anni fa che il Bari faceva lo squadrone per andare in Coppa UEFA. Io da memoria ce l'abbiamo io. E allora, è un giornalista, pubblicista, non so chi sia. Certo. È stato invitato, io non mi permetto di dire queste cose, come sto apprezzando la tua prudenza adesso. Leo, grazie, devo dirti che la vicenda non è ancora chiusa, perché magari Leo potrebbe anche aver ragione in questa storia, quindi aspettiamo che come dire, si tirino le somme per capire che cosa ci fosse di vero. Questo è un po' come il calciomercato, quando senti che un giocatore piace a una squadra, non piace, si accostano dei nomi, non si accostano. Io aspetterei un attimo, in questo caso la vicenda è un po' più delicata, aspetterei il tirare delle somme prima di esprimere un giudizio, e quindi... Peraltro noi dobbiamo augurarci che Leonardo abbia ragione, dobbiamo augurarci questo in questo momento, perché non vedo al momento altre soluzioni. Vabbè, però è facile abbinare Moggi a Ceravolo, però c'è un fatto importante, Ceravolo, tutti i direttori sportivi possono dire beh, tranne Ceravolo, perché Ceravolo è tesserato con il Siena e non può praticamente fare il direttore sportivo a Bari, già questo
è una notizia che fa vacillare questa ipotesi di Baraldi. Baraldi, secondo me, da notizie pervenute, non ha mai avuto nessuna delega dalla Melian per vedere i bilanci o meno. A questo punto, però, sai, magari nell'ambito di una trattativa un problema... si dicono tante mezze verità, non verità, insomma, staremo a vedere. Aspettiamo calmi, andiamo calmi su questa storia. Gigi, all'ora di pranzo domenica prossima c'è Brescia-Bari, il rischio è che la Bracciola ci vada di traverso. Speriamo di no, Enz. L'unico problema è che anche loro hanno degli attaccanti, c'è un risveglio da parte del Brescia, che domenica vinceva 2-0, fa 2-2, c'ha due attaccanti temibilissimi, molto ma molto veloci. Mi auguro che vengano prese le contromisure, che si possa recuperare sia Crescenti che Garofalo. Per il resto vedremo. Anche perché poi ci aspetta un'altra brutta partita prima della sosta. Vicenza in casa, il Vicenza, che è stato guarito dell'impegno e del nuovo tipo di gioco da parte dei Cagni. Grazie a Gigi Frisini, grazie a voi. A domani col Biancherosso TV Sport. Ciao.